Allora le autorità sono presenti. Diciamo che la manifestazione è una manifestazione che ha un'importanza notevole perché si unisce allo sport, alla solidarietà, al valore importantissimo quello di oggi che è la raccolta dei fondi per un'auto emotenga. E questa è un'iniziativa notevole che è merito dell'Avis Marcellina con gli altri gruppi che poi menzionerò. Si è svolta sabato 16 novembre a Marcellina la prima giornata di raccolta fondi per l'acquisto di un'auto emoteca dell'Avis, una giornata dedicata alla solidarietà ma anche allo sport, grazie alla partecipazione della Pro Marcellina, la rappresentativa di Lazialità e il gruppo Gli Amici di Armando. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15 con il saluto delle autorità, l'esibizione della banda musicale di Marcellina e del gruppo Majorette. Proseguire l'inaugurazione delle statue di Scopoli offerte dall'associazione Castrum Marcellini e la tradizionale cerimonia con il volo dell'Aquila. Grazie di essere intervenuti a questa manifestazione, grazie innanzitutto all'associazione Avis di Marcellina, alla Polisportiva che ci ospita, perché vedo che i discopoli non sono ancora stati scoperti, però nella targa, diciamo, che indica lo sponsor, c'è cioè la motivazione per la quale sono stati donati alla Polisportiva, cioè quella di aver rilanciato lo sport, in particolare il calcio a Marcellina, e di aver aiutato l'amministrazione comunale alla ristrutturazione e alla gestione del campo sportivo. Quindi grazie alla Polisportiva, al suo presidente Pro Marcellina, un lapsus perché poi girano. Un benvenuto a tutti gli amici dell'Avis provinciale, dei vari centri provinciali e all'amico cugino Paolo Salvatori del comune di San Polo. Non mi sento ospite, mi sento a casa perché, come diceva Carlo, che mi ha definito cugino, voglio sottolineare che tra le comunità di San Polo di Cavalieri e quella di Marcellina c'è una vicinanza non solo geografica ma culturale e di tradizioni che definirei storica. Grazie a tutti, buonasera innanzitutto, scusate il ritardo, ma ci tenevo ad essere qui a questa bellissima manifestazione. Complimenti per l'evento, so che sono state scoperte due statue molto belle, ringrazio ancora Enrico. Ancora no, perché le ho viste scoperte in questo momento. Ringrazio i miei vicini, questa iniziativa di solidarietà a tutti i paesi della Sabina Romana, a tutti coloro che hanno partecipato, in particolare San Polo e Marcellina per questo grande evento. Io vi sarò vicino per quello che posso fare, umilmente a disposizione, così dovrebbe essere la moglie e così cercherò di fare. Grazie ancora a tutti. Alle 15.30 l'inizio della triangolare calcio e per finire una cena con i butteri e musica dal vivo per allietare la serata, grazie agli Zupanaru Hard Folk, Freddy Velas e The Silver Tones.